Si chiama Pagani Zonda e per darvi un'idea di cosa stiamo parlando basterebbe questo filmato. Eccola su una pista gareggiare con le frecce tricolori. Schizza a 100 km orari in 3 secondi e tocca la velocità massima di 370 all'ora. Un siluro da 678 cavalli prodotto in provincia di Modena, realizzato artigianalmente su misura per appassionati dal portafoglio generoso. Costa fino a 1.200.000 euro. Ora prendete questo bolide e lanciatelo a 320 all'ora non in una pista adeguata, ma sull'autostrada Ligure Genova Ventimiglia. Immaginate di vedervi sorpassare con la vostra modesta utilitaria. Sentirete uno spostamento d'aria come hanno avvertito tutti gli automobilisti che l'altra notte non capivano cosa fosse quel siluro che andava così veloce da far perdere il controllo al giovane conducente, un tedesco di 28 anni, che con la ragazza 21enne che aveva accanto avrà visto la morte con gli occhi quando la sua Pagani Zonda ha cominciato a sbandare, a capottare, a schiantarsi a quella velocità contro il guardrail, rischiando di travolgere le povere utilitarie. Quando finalmente il bolide si è fermato, ridotto così, come per magia il suo conducente è uscito illeso, come la ragazza che era con lui, anche se comprensibilmente sotto shock. Chi sia questo giovanotto e cosa faccia nella vita non si sa. La polizia gli ha ritirato la patente e rifilato una sostanziosa multa. Poca cosa, immaginiamo, rispetto al 1.200.000 euro che si è accartocciato a 320 all'ora.